Eccoci qua con Buon Vito, come vedete siamo praticamente dei cloni, entrambi pelati e barbuti, tranne che lui è magro, io sono sovrappeso, quindi siamo dei cloni, lui è quello venuto bene, io sono quello da portare al centro di recupero. Allora, Milan che ha, direi, fatto una partita come non se ne vedevano da tempo in Champions League, ma da tempo proprio tempo. Nel senso che un Milan, se sei d'accordo Vito, Ha ha dominato. dominato, ma che dominasse in Champions League non ci capitava da mo', Tantissimo sarà tempo, da sicuramente sì. 10 anni, anche di Sì. più forse, insomma. Quindi ho rivisto un Milan che mi ricordava il Milan del passato, che in Coppa Campioni, quando c'erano partite di questo tipo, le chiudeva e non c'erano storie, insomma. Tutti bene, non saprei dire chi migliore, facciamo nota di merito a Gabbia, che ha fatto quel gol che vi ho detto, bello ignorante all'Aldo Baglio, tuffandosi in aria. Più che un colpo di testa, era una testata alla palla e ci è piaciuto per quello. Poi Leao, sempre Leao, è bastato due o tre fiammate per fare il vuoto. Poi la cosa che dicevamo con Vito è questo tiro sul primo palo, che ormai è un marchio di fabbrica di Leao e che è devastante perché quando arriva sotto porta, i portieri sempre si aspettano quando hai defilato il tiro Questo è d'esterno. bello. Esatto, invece no, te lo piazza sul primo e puntualmente gli frega tutti. Spero che i portieri non imparino mai a leggere questo tiro di Leao. Giroud, Giroud ha secondo me. fatto il rigore, ma poteva farne anche altri 3-4. Infatti è uscito mezzo incazzato per non aver segnato di più, ma effettivamente tra parate, tra ciccate, che ha fatto una semi rovesciata quella dell'autogol, poteva tranquillamente far gol. È stato un po' sfortunato, però alla fine ottima partita di Giroud. Rebic ottimo sulla destra. Tra l'altro un'intuizione che abbiamo avuto nell'ultima live col Tringa, c'è stata questa profezia che mi ero lanciato nel dire che Rebic sulla destra poteva essere un'idea. Alla fine è stata un'ottima prestazione, anche se non ha fatto gol, no? Perché aveva fatto gol. Esatto, sì. C'è stato autogol, Giroud, rigore. Leao e Gabbia. Gabbia. Milan che poteva vincere anche 6-7-0 senza problemi. Che dire? Niente, adesso non bisogna abbassare la guardia perché c'è la partita con Lipsia, però chiaramente non Lipsia, perdon, con Salisburgo, che poi più o meno sa la stessa cosa perché sono sempre della Red Bull. Ma abbiamo una partita in casa, quindi con San Siro che quest'anno sta dando davvero tanto al Milan, in cui possiamo vincere o pareggiare, certo non dobbiamo giocare per pareggiare, però ci sono due risultati su tre in casa contro una squadra che secondo me è ampiamente alla nostra portata. Io vi saluto, anche Vito vi Ciao a saluta per questo tutti! special guest. Alla prossima, ciao! Ciao!